Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University. È un grande piacere per me ospitare l'evento di stasera, che è la presentazione dell'ultimo libro di Tiziana Rinaldi Castro, Il come della rosa. L'estate scorsa a Firenze io e Giorgio Van Straten, che dovrebbe essere seduto a qualche parte, ma che con queste luci nuove da teatro, eccolo là, il direttore dell'istituto, eravamo alla sua presentazione in una libreria molto bella in Oltrarno e abbiamo avuto una specie di preview di quello che si poteva aspettare nel libro, ma l'evento di stasera ovviamente è molto speciale. Io ho deciso che non farò lunghe presentazioni di ciascuna delle nostre speaker di stasera, perché se voi guardate nel nostro sito, per ciascuna di loro c'è tutta una biografia ufficiale, siccome hanno fatto tantissime cose. Non voglio allungare la serata con quello perché voi siete qua per ascoltare Tiziana che legge il suo libro e Teresa e Giumpa che ne parlano insieme a lei. La cosa che io ho sottolineato nel mio invito, quando faccio quel piccolo pensierino per alcuni degli eventi a cui tengo di più personalmente, ho detto che sono tre donne che hanno alcune cose in comune. La prima è che tutte e tre scrivono in italiano, oltre altre lingue. La seconda è che tutte e tre abitano a New York. La terza è che tutte e tre vengono da qualche altra parte. Ce ne sono altre di cose in comune, magari salteranno fuori, poi ovviamente sono molto speciali, ognuna nel loro caso. Teresa Fiore è una carissima collega, è una vicina anche di università, ma non solo per la vicinanza geografica, ma anche per una vicinanza di sentire, le tematiche di cui entrambi ci occupiamo, lei con molta più profondità e con molta più costanza, e il suo ultimo libro. Me l'ha appena dato, io non resisto alla tentazione di farvelo vedere. Preoccupied Spaces, Remapping Italy's Transnational Migrations and Colonial Legacies. Lo presenteremo senz'altro qui alla casa. Giumpa Lahiri è una ospite frequente, molto gradita alla Casa Italiana. Io dico sempre anche a Giorgio: è la fortuna più grande che potesse capitare a chi fa il nostro mestiere negli Stati Uniti, che una scrittrice come Giumpa a un certo punto si innamora dell'Italia e dell'italiano. Neanche tutti i miliardi che il governo francese investe per promuovere la cultura e la lingua francese valgono la conversione di Giumpa Lahiri all'italiano. E per questo credo che tutti noi le dobbiamo un debito di eterna gratitudine. Tiziana Rinaldi Castro, newyorkese adottiva, forse la decana come newyorkesità di tutti noi, in questo libro parla di una New York degli anni 80, autentica, viva, cruda, scoperta, e forse per me è stata la cosa più affascinante scoprirla attraverso le sue parole, ma è anche una grande conoscitrice, dell'epica greca, della letteratura latina e classica e di molte altre cose. Oggi nella pagina Facebook di Tiziana dicono che Facebook non serve a nulla, in realtà alcune cose, una tipo su 1 milione ogni tanto c'è. E questa è una di quelle. Sapete che giorno è oggi? No? Qualcuno che è andato un po' a catechismo, che sa un po' di... Bravissimi, è la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, tutti e tre insieme i grandi arcangeli. E Tiziana, per chi non lo sapesse, è di Sala Consilina e il patrono di Sala Consilina è San Michele. Allora, c'è questa tradizione, per me stranissima, che vengo dal nord dove siamo un po' più calvinisti, un po' più protestanti, e a un certo punto c'è una fune tirata tra un edificio e il campanile della chiesa, e a questa fune su una carrucola attaccano un bambino con le ali, che è un San Michelino, un piccolo San Michele, e con un turibolo in mano, l'aggeggio per l'incenso, e gli fanno spiccare una specie di volo attaccato da questa fune che va da un punto all'altro. E io ricordo che Tiziana mi aveva raccontato che da bambina, per lei, che veniva da una famiglia molto laica, molto secolarizzata, mi era affascinata da questa cosa del bambino che vola e che diventa angelo da un edificio alla chiesa. E la sua grande frustrazione perché, essendo femmina, ahimè, non ha mai potuto fare la parte di Michele. E allora io, siccome oggi è San Michele e oggi Tiziana è qua alla Casa Italiana, vorrei che lei prendesse un po' questa presentazione di questo libro come il suo volo di San Michele che non ha avuto da bambina e che figurativamente
le concediamo da adulta qui a New York, in un pezzo di Italia a New York. Vi chiedo quindi di accogliere con grande calore le mie ospiti, Giunpa Lahiri, Teresa Fiore e Tiziana Rinaldi Castro. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, non era in programma, ma visto che Stefano ha iniziato con San Michele, Arcangelo, e oggi è Michel Mass in tutto il mondo, e Sala Consilina è il nostro santo patrono, appunto come Stefano ha ricordato, è San Michele, e questo romanzo è dedicato a San Michele Arcangelo, in una forma assolutamente affettiva, non necessariamente religiosa. Vi leggo la prima pagina del romanzo perché penso che abbia senso. In realtà questo è il preludio. È un po' come l'Aleph, che secondo Borges si trovò finalmente in un sottoscala a Buenos Aires, nel bar Tic Tac a Sala Consilina, a metà bancone, tra il terrazzino che si affacciava sulla valle e la porta che dava sulla strada, c'era il centro del mondo. Beh, e ora? È ancora lì? E chi può dirlo? Hanno chiuso il bar tanti anni fa. Dunque potrebbe essersi spostato. Certo. I centri hanno questa prerogativa. È un fatto che San Michele è apparso proprio a Sala Consilina nel 1213. Non è forse quello l'indizio più importante della permanenza di un centro o della sua suscettibilità? Perlomeno, questa apparizione disturba la perfetta linearità dei sette santuari della Via Micaelica, se è vero quanto si dice, e cioè che quella particolare vena energetica dall'Irlanda a Israele sia stato il colpo della sua spada. Quando cacciò dal cielo Lucifero. Allora, forse le vene del drago su cui sono stati costruiti i santuari risalgono a un gesto ben più antico del riverberare della sua spada. In ogni modo, è San Michele stesso a imporre una deviazione verso ovest tra la sacra in Val di Susa e il santuario sul Monte Gargano, e proprio per apparire da noi, sul Monte della Balzata. E perché interrompere la scala diatonica? Hai detto giusto, 7 gradi, ma lui ha alterato il quarto grado di un semitono e da noiosa scala diatonica l'ha trasformata in scala lidia, a Sala Consilina. Forse è un gioco misterioso che lui decide di fare solo con voi. Sì, e bisogna rimanere lì e vigili per capirlo fino in fondo. E tu? Io penso spesso alla festa del 29 settembre per l'arcangelo che scende dalla montagna a passare l'inverno al paese e non ci vuoi tornare? Certo, a morire. E se muori qui, non riposerò finché non mi riporteranno da lui. Ma un'alternativa sarebbe imparare a volare. Non posso, ho un'ala sola, prestamene una tua. Ho un'idea migliore. Ti aiuto a crescere quella che ti manca e poi voliamo insieme. E quanto ci vorrà? Tu quanto tempo vuoi restare senza volare? Primavera 1988. Emiliano e io sull'Hudson. E finalmente il vento era quello giusto e salpammo. Grazie Tiziana, buonasera a tutti. Sono molto molto felice di trovarmi qui su questo palco con due carissime amiche. Questa è la seconda volta nel giro di pochi mesi che presento Tiziana. Abbiamo fatto una bellissima presentazione a giugno a Roma e adesso qui a New York, e mi pare giusto perché questo libro ha due dimensioni, ambientazioni, e uno appunto è
è l'Italia e l'altro è qua a New York, quindi è molto bello fare questo ponte insieme. E Tiziana stessa è una sorta di ponte. Stamattina una mia amica che gentilmente è venuta qua stasera a Princeton ha detto, mi ha chiesto, ma cosa fai stasera a New York? Ah, io presento un libro di Tiziana. Ma chi è Tiziana? E ho risposto semplicemente, ma Tiziana è una meraviglia. Tiziana è tante cose. Tiziana è insegnante, Tiziana è scrittrice, scrive in due lingue, Tiziana insegna Omero, insegna lingua, fa anche la giornalista, Tiziana è italiana, Tiziana è anche un po' americana, newyorkese. Insomma, Tiziana è una creatura un po'. In questo semestre insegno Primo Levi, no? Un corso dedicato a Primo Levi, e abbiamo parlato il primo giorno di questa parola importante per gli studenti, cioè l'aggettivo poliedrico, no? Tutti dicono lui ovviamente è uno scrittore completamente poliedrico, ma Tiziana anche lo è una persona così di un'identità così complessa. E questo libro un po' rispecchia questa sua identità di apolide, ma anche di un'appartenenza doppia, tripla, varia, insomma, e della fluidità sia dell'autrice sia del libro che mi colpisce molto. È un libro come l'autrice che attraversa l'oceano, letteralmente. È stato pubblicato quest'anno in primavera in Italia. È un po' come Tiziana, è un libro che rompe le argini. Al centro abbiamo un personaggio femminile, si chiama Bruna, ma anche Lupo, ha due nomi. Di nuovo questo aspetto doppio del libro. E lei abita a New York negli anni 80, è una fotografa giovane, ha una figlia e in questo romanzo si avvicina al culto Yoruba per sconfiggere un suo dolore e anche a sconfiggere letteralmente una sua malattia, l'alcolismo. Questa è più o meno la vicenda del libro. E mentre fa questo percorso spirituale incontra una persona, si chiama Mamma, che è una figura materna e anche una guida. E intanto c'è anche un personaggio maschile, si chiama Emiliano. Quindi Bruna, Mamma e Emiliano creano un triangolo, il triangolo al centro di questo romanzo. E Emiliano è sia un amante che si può dire un fratello, quindi una figura un po' ambigua, ma molto molto importante per questa donna. Quindi io volevo che tu leggessi di nuovo un altro brano in cui, se ti va, oppure posso anche spiegare un po' di cosa si tratta, per parlare di un tema che mi ha colpito molto. Ti va di leggere di nuovo e così? Sì, esatto. Sì, raccontami di San Michele Arcangelo. No, mamma, la conosci già la storia. Piuttosto, cosa mi stai preparando? Bolli dell'acqua, Lupo, e controlla che nel cesto ci sia cotone idrofilo. Poi metti in ammollo l'erba del sonno nel latte di cocco. Mi risponde. Sorry. Evitando la domanda e sorridendomi con il sorriso buono.
Nel frattempo, da una stretta lo spago vegetale con cui hanno dato gli uni agli altri gli yikin, gli spicchi di noci di cola. Sono 9, il numero di Q, la morte. Non c'è dubbio, si prepara per il peggio. Lupo, raccontami dell'arcangelo, insiste. Vorrei non cedere, ma sono tesa. Raccontare questa storia mi calmerebbe a questo punto e non è forse quello che vuole mamma? Bussano alla porta. Mi alzo in fretta, sperando che qualcuno venga a darmi una via d'uscita, ma nell'ingresso è piegato un uomo su se stesso e dietro di lui è una scia di sangue. Mi afferra una gamba con la mano. Dal tempio mamma istruisce: «Versa dell'acqua fresca sulla soglia!» È leggero l'uomo e lo porto in braccio fino all'altare. Mamma mi indica le stuoie spiegate a terra. Ve lo distendo, la testa a nord. Acqua calda e bende pulite. Obbedisco e mi inginocchio accanto all'uomo che mi cerca con occhi offuscati prima di perdere i sensi. Ho visto Galli morire con quella stessa espressione. Le forbici nel cesto, sta attenta a non graffiarlo. Mi dai brividi il cotone della camicia che si lacera sotto il ferro. Devi pulire la ferita. Mamma, chiamiamo un'ambulanza. Lupo, è ovvio che vuole evitare la polizia. Taglia corto mamma. Chiama Clarence o Cochi, allora. Non ce n'è bisogno. Questo è troppo per me, mormoro fra i denti. 3 squarci, 2 sul petto e il terzo all'altezza dello stomaco. Posso immaginare il movimento della lama impugnata che affonda, riemerge, di nuovo affonda ed emerge, poi spinge una terza volta, mandando dentro la rabbia. Quest'uomo sta morendo, il sangue impregna i miei vestiti, la stuoia, inzuppa la spugna, gocciola nel secchio. Mamma sorride, la sua vita è nelle tue mani, Lupo. Non posso guardarla senza provare di nuovo il senso di frustrante impotenza che pure da anni continua a portarmi a questo tempio. Cosa devo fare adesso? Le erbe nel cesto. Prendi subito l'achillea per ristagnare il sangue. La riconosco dall'odore. Mamma mi ricorda di chiedere il permesso a Osainini, il dio della medicina, prima di spezzarne una parte. Non c'è tempo per bollirla e se ce ne fosse stata pronta in cucina me l'avrebbe detto. Mi faccio forza e la metto in bocca per masticarla. Amara come il fiele, combatto a stento la nausea. Farà lo stesso effetto senza bollitura. Fa in fretta, mi esorta mamma stizzita, e intanto mi indica le altre da sminuzzare in un bacile, stupendomi con le sue istruzioni così esatte. Tanto di achillea, tanto di orecchie d'asino, tanto di piantaggine. Questo lavoro è difficile, richiede troppa pazienza, ma mi spaventa il sangue che sgorga imperioso e obbedisco. Sputo nel palmo l'ultimo boccone d'achillea e la lavoro con il pollice insieme ai chiodi di garofano e all'echinacea. Poi distendo il composto su di una garza che poggio sul petto aperto dell'infelice. Un fremito del suo corpo mi incolla i palmi. Così, a Coney Island, sulla ruota della morte, le mie mani sentirono il vuoto. Io sono la luna, dappertutto in nessun luogo. Non cercarmi al di fuori. Abito nella tua stessa vita. Chi è? Mi chiede mamma, ad occhi chiusi. Rumi. Perché l'anima si concentri e rimanga, annuisce. Comprende la mia testarda speranza che siano i versi ad attivare l'incantesimo, compiere il miracolo, ma non concorda. Lei crede nella volontà, il lavoro della preghiera, è questa che dà forma alle cose che si vogliono e che le costruisce. Abbi fiducia nelle tue intenzioni, Lupo, e se non credi che gli dèi ti ascoltino, allora chiedilo a te stessa ciò di cui hai bisogno per salvare la vita a quest'uomo. Ma ti sembra questo il momento di giocare con le parole? Ribatto irritata a voce bassa per rispetto dell'uomo ferito. Un uomo sporco e un uomo offeso, intima, prima di appisolarsi. L'uomo davanti a me è nudo, i genitali sono grossi e molli e un odore dolciastro riempie la stanza. Apro la finestra, poi torno da lui, raccolgo le feci e lo lavo. Ho un tremito di compassione, infine, per tanta fiducia, mentre passo il sapone fra le pieghe della pelle. Recupero dalla tasca dei pantaloni il portafogli, poi prendo tutti i vestiti, li chiudo in un sacchetto e li butto nella spazzatura. Copro l'uomo con una coperta e gli rimango accanto. La sua fronte imperlata di sudore mi avvisa che le erbe stanno lavorando. Raccontami di San Michele Arcangelo, ritorna calma la voce di mamma dopo un po'. Tienilo vivo tu, ribatto caustica. Basta, Lupo, sibila mamma. Ho già distratto lo Gigi con una storia perché non uscisse dal corpo e mi dicesse il suo nome. Ora che gli hai chiuso le ferite, l'ombra non può più uscire, ma questo lavoro è tuo, non spetta a me. L'uomo trema. Dietro le pupille chiuse, vaga la pupilla. Mettigli la collana sulla fronte, presto.
Ma quando mi avvicino perché la benedica, mamma vuole condividere anche questo rito. Sputa sulla collana, poi si riempie la bocca di gin e lo spruzza su di essa. A me passa il sigaro. Lo accendo e me lo infilo in bocca dalla parte dalla quale arde. Soffio nuvole di fumo sulla collana. Lo Gigi mi ha detto che si chiama Badi, mi informa. Metto la collana sulla fronte dell'uomo e sento il suo corpo tremare. Circonda la sua di chicchi di gran turco per consacrare lo spazio dedicato alla sua guarigione. Fuori, il cielo nero, avvisa pioggia. Sarà lunga stanotte, lupo. Va a comprarmi una bottiglia di vino di palma e preparati un caffè. Torno zuppa dalla cantina di Dalton, faccio un caffè caldo, mi accomodo a terra. Mamma mette nella tazza una manciata di cannella che ha sminuzzato. Raccontami dell'arcangelo, lupo. Ecco, qui con questa scena iniziale, questa scena di guarigione, appunto, si capisce la dinamica tra queste tre personaggi. C'è Bruna che discepola, no? deve affrontare questo uomo ferito, deve prendersi cura di lui e allo stesso tempo viene curata anche lei in tutto questo. Si tratta di letteralmente un filo, il filo della cucitura per guarire una ferita letterale. E questo libro è pieno di sofferenza e cioè della cura, no? Come si fa a superare le ferite, di chiudere le ferite. E allo stesso tempo c'è un altro filo, ed è il filo della letteratura. Questo è un libro pieno, strapieno di rimandi letterari che colpiscono molto. C'è la poesia lì dentro. Quindi, oddio, c'è un eco inquietante in sala che mi spaventa. Adesso scappo via. Quindi è un rito, c'è questo Yoruba. Vado. C'è un doppio filo, cioè il filo letterale con cui bisogna chiudere le ferite in questa scena eclatante all'inizio, e poi anche il filo della letteratura, cioè la trama della letteratura. Ci fa pensare al filo che guida Teseo, no? Nel labirinto. Arianna ci fa pensare anche a Aracne, ci fa pensare a Penelope, eccetera. Quindi è inutile dire, il filo del racconto, ed è il racconto che è lo strumento della guarigione in questo libro. Quindi io ti chiedo, per iniziare, la prima domanda sarebbe semplicemente il ruolo della letteratura, del racconto, dei dialoghi. La parte con cui hai iniziato è un dialogo tra i due personaggi, e i dialoghi sono un po' al centro di questo libro. Il libro un po' si snoda così, attorno a questi dialoghi importanti. Quindi puoi commentare questa scelta di infilare tanti rimandi letterari, racconti, l'importanza di raccontare, ascoltare e raccontare la propria storia per raggiungere la propria cura, per superare il dolore. Partiva nel romanzo, così come anche nel modo in cui anche nella Yoruba stessa, proprio nell'apprendimento, quindi nel tirocinio, che si imparava attraverso il racconto delle storie, quindi si imparava attraverso la narrazione, però non la narrazione, proprio, cioè proprio il condividere le storie, sia dal punto di vista
quello personale, cioè quindi condividere le storie personali, che quelle degli orichi o dei patachi della religione, che erano in realtà le storie degli dèi, per esempio. Quindi un po' come si faceva anche da noi, no? Quando eravamo piccoli, e soprattutto chi era piccolo prima di noi, quindi i nostri genitori, i nostri nonni. E nel caso della religione Yoruba, che è una civiltà orale, naturalmente ancora di più, perché non c'è la scrittura, quindi sul racconto si basa l'intera conoscenza, tutto il corpus cosiddetto adesso letterario, perché è stato chiaramente codificato dagli antropologi che hanno visitato l'Africa, ma in realtà e poi quelli che sono chiaramente, perché la Yoruba è una religione che è stata portata poi in America dagli africani che sono stati purtroppo schiavizzati. Però nel tempio dove io ho imparato la Yoruba si parlava continuamente, si raccontava, e una delle cose che quindi io ho provato in qualche modo a portare in questo romanzo, che è chiaramente una storia romanzata, era cercare di riportare questo setting dove le storie venivano raccontate. Nel caso specifico del personaggio di Mama de Bambo, lei fa una cosa in più, due cose in più. Uno è quella continuamente di richiedere, come forma di guarigione, che le persone che vanno al suo tempio parlino, raccontino delle storie, perché crede che attraverso il racconto della storia possa avvenire la guarigione. E quindi, a seconda di chi è la persona che si trova lì a parlare con lei, lei sa esattamente che cosa chiedere. Nel caso di Bruna, di Lupo, Lupo è il suo soprannome, il problema di Lupo è questa fuga dall'Italia, che è avvenuta in maniera abbastanza anche violenta, perché lei è scappata in un certo senso dalla sua famiglia per questioni gravi o non gravi, non importa, però c'è stata questa cesura che lei ha fatto a se stessa e che mamma tenta di guarire, tenta di ricucire, e lo fa attraverso riportando in realtà Lupo a se stessa. Quindi Lupo invece vorrebbe assolutamente diventare un sacerdote Yoruba e scordare completamente se stessa, laddove invece mamma continuamente la riporta a casa. E come fa a riportarla a casa? Attraverso quelli che sono i miti fondatori dell'Italia, in realtà di Lupo, della terra di Lupo, quindi San Michele Arcangelo, quindi Dioniso, quindi tutto ciò che ricorda al lupo se stessa. E l'idea è quella che per tornare a casa bisogna trovare la strada, e la strada è se stessi, ma se stessi chi è? Siamo chi siamo stati, e quindi possiamo soltanto ritornare al nostro, se si può ritornare al passato. In realtà, non so, Stravinsky diceva che è proibito ritornare al passato, nella storia del soldato, che è una storia bellissima rispetto al discorso del ritorno, in fondo è anche vero anche quello, però non è tanto tornare indietro quanto portarsi con sé ciò che si è lasciato per rimanere ciò che si è, perché non è tanto il discorso di tornare, perché tornare è impossibile, come dimostra in realtà poi l'Odissea, per esempio, di Odissea. Io e te ne abbiamo parlato tante volte, di come il ritorno è assolutamente impossibile, no? È una metafora in realtà proprio dell'impossibilità del ritorno, tant'è vero che Odisseo torna a casa da solo e tutti i suoi 600 soldati sono tutti morti, perché non esiste il ritorno. Però questa è la prima parte. La seconda cosa che ho cercato anche sempre nel romanzo di Spera è che in questo modo mamma poi usa proprio il ricamo, perché lei ricama le preghiere della guarigione per i suoi pazienti, e le ricama su questo, credo che in italiano si dica tamburo adesso, del ricamo stesso, cioè dove lei ricama queste preghiere, che sono delle forme di meditazione che vengono fatte attraverso il filo di nuovo, ecco, e in questo ricamo continuo c'è questa meditazione di guarigione che è una preghiera, e quindi continuamente nel romanzo c'è questo filo, come dicevi tu, il filo d'Arianna, il filo di Penelope, cioè di come attraverso questa forma lentissima poi, no? Perché cucire, perché ricamare è tedioso, no? Però lì nel tedio che appunto nella forma meditativa della preghiera esiste la guarigione. E quindi questa insomma, è questo che ho cercato di fare, divertendomi moltissimo naturalmente, perché poi questo significa portare dentro moltissime citazioni poetiche che sono state nel mio caso personalmente come scrittrice, ma anche come persona che ha vissuto in questo piccolo paese che appunto si chiama Sala Consilina,
la poesia mi ha cresciuto, la letteratura mi ha cresciuto, non c'era molto, a parte quello e un cinema che trasmetteva molti film di Bruce Lee, che alla fine ho imparato ad amare, però voglio dire, dopo un po' uno non sapeva che fare, per cui avevo questa fornitissima biblioteca di mio padre e quindi lì ho letto tantissimo. E quindi da lì poi quindi anche il piacere di ritrovare la citazione come anche quella come forma curativa, come forma di preghiera, perché anche la citazione, come qui per esempio all'inizio, all'inizio del dialogo, la prima cosa che lei fa è di citare Rumi, perché lei crede che nel potere taumaturgico che ha la poesia, e quindi immediatamente laddove mamma prende il filo lei prende i versi, anche quelli vanno in un certo senso a formare una mappa di guarigione. Questo mi fa pensare a un concetto che vorrei condividere, ma lo volevo fare solamente dopo aver detto che è un grandissimo piacere essere qui, una gioia, perché stavo pensando che eravamo l'ultima volta tutte e tre insieme quando Giunpa è tornata dall'Italia per presentare il suo libro di un'americana che è andata in Italia, e adesso siamo qui a parlare di un'italiana che è venuta in America, e quindi è una bellissima coincidenza. Ed è sempre bellissimo essere qui, Stefano, spendi sempre parole estremamente generose, è una sintonia ricambiata, anche perché ci occupiamo un po' tutti no? di questa questione di dove stiamo e dove andiamo, di questo percorso. Il libro è stato definito un romanzo fluviale su Repubblica, ed è sicuramente un romanzo ricchissimo. Se il fiume che aveva in mente chi ti ha recensito era il Rio delle Amazzoni, sicuramente questa è la metafora. Ma la metafora che invece è venuta in mente a me è quella del rizoma, che è una metafora botanica, che tra l'altro è perfetta per un film, per un libro sulle rose, un libro che è un roseto esso stesso pieno di profumo, che emana costantemente, ma al tempo stesso pieno di spine, come diceva Giunpa, pieno di sofferenze. Il rizoma è un fusto che fondamentalmente si sviluppa sottoterra, e nello svilupparsi sottoterra si muove in varie direzioni, e muovendosi in varie direzioni genera nuova vita. E questo romanzo, mentre lo leggete, avete proprio questa sensazione che in continuazione siete portati in degli altrove, peraltro spesso imprevedibili, e che ogni luogo nel quale vi porta la narratrice Tiziana è un luogo con una vita e anche con un po' di morte dentro, ma la tensione è sempre quella della vita. Questo è un concetto che è stato utilizzato da Deleuze e Guattari per parlare di letteratura minoritaria, e questa è una cosa alla quale poi io vorrei un po' ritornare con te, ma sicuramente per indicare che c'è tutta una letteratura che rifiuta le gerarchie, che rifiuta i canoni e che si muove soprattutto sbaragliando, no, la tradizione, e quindi creolizzandoli. Tiziana, Giunpa, tu l'hai definita prima come tante cose, per me Tiziana è una creola, nel senso che costantemente intreccia, no, elementi diversi. Per cui quando leggete questo romanzo verrete portati in dei paesini della Calabria e dell'Irpinia, così come in dei quartieri di New York dove magari non si va tanto frequentemente. Leggerete della tradizione cattolica, come avete già sentito, ma imparerete tantissimo della tradizione Yoruba, tant'è che il libro è arricchito da un glossario alla fine, perché è pieno di un lessico che infatti non conosciamo approfonditamente, per cui è un percorso iniziatico anche per noi, per tanti versi. Ma è anche pieno di varie lingue, e quindi l'italiano ovviamente, lo spagnolo, il riferimento ai dialetti, ai due dialetti della tua famiglia, ma in particolare al calabrese, ma è pieno anche di citazioni, come diceva proprio adesso Tiziana, che vanno da Edgar Allan Poe
alla musica, Miles Davis, al jazz. E quindi la domanda che ti volevo fare, perché per il lettore è un continuo nuotare in delle fonti che tu avvicini, ma che non così ovviamente vengono messe insieme. E ti volevo chiedere come le hai scelte, perché è chiaro che per la tua formazione sei abituata appunto a fare riferimento a tante biblioteche, ma cosa hai deciso e come di mettere dentro questo romanzo? La prima biblioteca è la biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, quella di sicuro. In realtà è stato anche un ritrovarsi. Io non amo scrivere né memoir né... in genere le storie che scrivo sono sempre inventate, però questo romanzo se si potrebbe definire in un certo senso autofiction, forse si chiama così, cioè nel senso che è una storia che è realmente accaduta, però io poi l'ho molto romanzata perché non mi interessava raccontare una storia così come era successa, intanto perché non ha senso, cioè raccontare le storie secondo me così come sono successe. Questa è una cosa che, vabbè, è un mio capriccio, un mio piccio, come si dice dalle parti nostre, che non mi piace fare questa cosa, però soprattutto perché secondo me se ci si attiene troppo alla realtà si perde anche il senso del vero quando si scrive. Invece è importante che uno scrittore sia sempre vero, e qualche volta, o spesso, per riuscire a essere veri bisogna entrare nella finzione, bisogna lasciare la realtà, perché la realtà e la verità sono due cose completamente diverse. E quindi qui adesso vengo alla tua risposta, perché mi serviva che il romanzo fosse letterario e mi serviva che il romanzo fosse credibile, soprattutto mi serviva che il romanzo fosse vero, e quindi ho dovuto scegliere anche con una certa attenzione tutte le cose che vi si trovano ora. La prima è stata sicuramente perché era la mia esperienza, mi sono dovuta interrogare su come io sono potuta entrare in questo mondo. Tu parlavi prima di letteratura minoritaria, oppure anche dell'essere creolo. Arrivare dal Cilento, arrivare dal Vallo di Diano, questa parte della Campania che è molto vicina alla Lucania, ed è una regione molto, molto, non è una regione semplice, tu la conosci bene naturalmente, e quindi arrivare a New York significa anche, se non si vuole essere cancellati, significa anche abbracciare delle forme diciamo di New York che siano il più possibile vicine a quelle che si sono lasciate. Allora, io non avevo nessuna intenzione di essere fagocitata da un'America che non mi apparteneva, però non avevo neanche non ero neanche disposta a portarmi appresso l'Italia, perché altrimenti me ne sarei rimasta lì, non avevo motivo di venire. E quindi ho cercato, ma non l'ho cercato veramente, l'ho trovata, ho trovato, come dire, un'America lirica, profondamente lirica, che esiste e che però è nascosta. Quindi in questo senso l'ho cercata. E questa America l'ho trovata ad Harlem, l'ho trovata fra gli indiani d'America, l'ho trovata nel sud degli Stati Uniti, soprattutto l'ho trovata nel west degli Stati Uniti, ma qui a New York l'ho trovata ad Harlem e a Brooklyn, e quindi ci sono semplicemente rimasta, perché non avevo nessuna ragione di rimanerne fuori. Una volta che entrataci mi trovavo assolutamente a mio agio. Ora, una volta lì, mi sono chiesta come fare a imparare un linguaggio che potessimo parlare entrambi, perché imparare il linguaggio dell'altro significa scimmiottare, portare il proprio linguaggio significa fare una violenza. Riuscire a parlare solamente il linguaggio dell'uno e dell'altro senza incontrarsi, di nuovo si rimaneva a casa. E quindi ho dovuto in qualche modo trovare la maniera di parlare con chi era di fronte a me in un modo in cui, come dire, c'era un'assonanza, un po' come quando due violini accordati assolutamente, perfettamente uguali incominciano a vibrare. E questo è accaduto attraverso, nella religione Yoruba, è accaduto attraverso, per esempio,
non tanto la ricerca, ma proprio appunto San Michele Arcangelo, oppure i riti anche contadini della nostra terra, il bambino che va da un edificio all'altro, no? quella sorta di apparente semplicità che non lo è, e che però qui io sono riuscita a ritrovare, e però nel ritrovarla sono riuscita anche a trasformarla e a farla diventare altra, che è poi l'esperienza di chi viaggia, perché se non diventi altro, di nuovo te ne stai a casa, perché il discorso è quello di diventare un'altra cosa. E spero, e in questo libro, ma soprattutto spero io come persona, di esserci riuscita. Non so se ho risposto veramente alla tua domanda, ma e tutto questo l'hai fatto con la letteratura. L'ho voluto fare con la letteratura perché è il mio medium, perché era quello. Se avessi fatto la fotografa, vorrei sperare che ci sarei riuscita con la fotografia oppure con la danza, però per me la cosa importante era appunto farlo con la scrittura, con la letteratura. Ma partiva anche, questo necessariamente, altrimenti non sarei venuta qui, sarei andata altrove, da questo grandissimo amore che io avevo, che ho tuttora, per la letteratura americana e soprattutto per l'inglese, ma non l'inglese, per l'americano, per questa lingua americana così e per i suoi dialetti soprattutto, io credo anche, no? Questi dialetti bellissimi qui a New York, i vari che ci sono. Così. Allora, dentro questa cornice però fortemente letteraria americana, si può dire, c'è anche un'altra chiave per me illuminante, ed è il filo cavalleresco di cui abbiamo parlato anche a Roma, e volevo un po' approfondire anche qua questo filo che mi interessa molto, perché tra tutti i rimandi a Whitman, a Dylan Thomas, a Edgar Allan Poe, eccetera, ci sono anche tanti rimandi a, incontriamo in questo libro Re Artù, Parsifal, Lancilotto, il Sacro Graal, c'è Tasso, Ariosto, tutti quanti. Queste un'altra tradizione completamente che riguarda secondo me molto questo libro, ed è una, cioè il libro rappresenta in qualche modo una crocevia, si può dire, tra una cultura medioevo, una tradizione legata in un'altra dimensione completamente, e allo stesso tempo New York negli anni 80. E mi colpisce molto perché cavaliere viene da questo, cioè stare a cavallo, no? È un'espressione di proprio di stare in mezzo, e come ha già detto Teresa, siamo sempre a cavallo in questo libro tra luoghi diversi, tra, dicevo anch'io, tra gli Stati Uniti e l'Italia, tra il passato e il presente, tra la morte e la vita, si può dire, tra diverse lingue, insomma c'è questo passaggio continuo, questo avanti e indietro. Ed è anche importante secondo me considerare questo filo, questa figura del cavaliere, perché anche Emiliano, il personaggio, è proprio un po' ossessionato da quest'idea, il cavaliere che fa, cioè lui è un po' innamorato anche, no? Di questo, e ci tiene molto a questo percorso, ed è sempre una figura errante, no? Quindi ovviamente il tema è pertinente, no? Molto, sia a lui che a Bruna. Poi c'è una figura che cerca e che trova, c'è Bruna che sta cercando proprio di
trovare la sua strada. E so che Teresa vorrebbe più avanti parlare di questo cammino e tutti, tutti i cammini in questo romanzo. Essere un cavaliere si tratta anche di un codice, ed è quasi un codice che deve imparare anche, anche Bruna per diventare sacerdotessa, no? Un codice molto stretto, molto rigido, è una figura armata. Questo è anche importante, siccome Emiliano si occupa di armi, no? Un narcotrafficante. C'è una dimensione orale in questa tradizione, mi sono informata un po', e di questo hai già parlato. E infine c'è il tema dell'amore, e questa è anche una storia d'amore molto struggente, un amore che è spesso un tabù, perché abbiamo per esempio Lancilotto e Ginevra, che un po' si può paragonare un pochino la storia tra Emiliano e Bruna in questo senso. Quindi ti chiedo di commentare questo, proprio questo filo del cavaliere, e chi è il vero cavaliere in questo romanzo? Ci sono due, mi sa, ma puoi parlare un po' di quest'idea, perché per te è così importante seguire questo filo? Secondo me, di nuovo, questo amore, diciamo, proprio per come la letteratura diventa la guida, no? Cioè della nostra vita, almeno per me lo è stato. I due grandi momenti per l'Occidente per me sono stati Omero e la canzone di Rolando, e poi chiaramente tutta la storia dei cavalieri della Tavola Rotonda, e quindi Re Artù e soprattutto la ricerca del Santo Graal nelle sue varie possibilità, sia quella un po' cristiana, dove il Santo Graal viene trovato ci sono varie possibilità, ma tutte le possibilità, tutta la ricerca del Santo Graal è uno dei momenti più forti, più importanti, anche dal punto di vista psicoanalitico, come l'antica Grecia, quindi come le tragedie dell'antica Grecia per noi, e quindi diventa anche un cammino esoterico in questo senso, poiché diventa cammino esoterico o possibilità di cammino esoterico. E anche questo per Mama diventa il momento in cui lei può usare per Emiliano questa traccia per curarlo. E poiché Emiliano, come tu hai detto, è un narcotrafficante con una storia terribile alle spalle, è una storia soprattutto dolorosa, di grande colpa interiore, il percorso del Parsifal, che prima di trovare il Santo Graal, per coloro di voi che conoscono la storia, per coloro di voi che non la conoscono, basta dire questo, che il Santo Graal si presenta solamente a chi è consapevole, ma si presenta soprattutto anche, non soltanto quindi a chi è innocente, ma a chi è consapevole, quindi devi avere una consapevolezza, un'innocenza consapevole, che significa quindi aver superato grandissime iniziazioni interiori, e questo castello nel quale è nascosto il Santo Graal appare al Parsifal solamente dopo tantissimi anni di peregrinazioni. La ragione per la quale non appare prima è perché il Parsifal non è consapevole, non è attento, per essere più, diciamo, fa errori, ma soprattutto, ed è questa la cosa più bella, no? Non fa la domanda giusta. E questa è una cosa di una bellezza, no? Cioè per noi, no? Per la domanda e la risposta, soprattutto per noi in Occidente, che crediamo moltissimo nel nostro diritto di porre la domanda e che ci venga data la risposta, ma lui non riesce a fare la domanda giusta, non capisce qual è la domanda che deve essere fatta. E allora nel romanzo Emiliano ha questo problema per una sua cecità, non avendo posto le domande giuste all'inizio, la sua vita è andata alla deriva, e dunque ora, come il Parsifal, cerca disperatamente questo Santo Graal, che poi
nel suo caso è chiaramente altro, non il Santo Graal. Quindi, poiché mamma individua in lui questa necessità, in un certo senso, quasi di espiazione, riporta su la leggenda del Santo Graal e la fa andare attraverso tutto il romanzo, perché lo segue fino a quando lui, o si spera, insomma, l'idea è quella che lui a un certo punto riesca a uscire da questo terribile impasse nel quale è entrato, di nuovo attraverso lo storytelling. Però naturalmente ci vuole molto tempo, la storia è una storia che dura 4 anni, quindi in questi 4 anni bisogna fare molti tentativi per riuscire a trovare questo Santo Graal che lui ha, insomma, è così. Il cavaliere, quindi per questo motivo, insomma, poi il cavaliere, naturalmente, come tu hai detto ancora meglio di come avrei potuto dirlo io, è armato perché ha bisogno di essere armato, è armato perché ha bisogno di vagare, e chi vaga nella foresta ha bisogno di essere armato perché non, altrimenti è vulnerabile, no? Ma deve essere, ma è anche già, anche con l'armatura è comunque vulnerabile perché vaga nella foresta, e un'armatura non è abbastanza. Nel vagare nella foresta con o senza armatura o con tutte le armature, alla ricerca di una cosa più grande di noi, diventiamo migliori, diventiamo, come dire, non tanto cavalieri, ma quello che ci serve una volta che smontiamo da cavallo, perché l'idea, il cavaliere, come dici tu, è un momento di passaggio. Quindi il cavaliere è come un'iniziazione, ci deve essere un momento in cui si scende da cavallo e si viene investiti da quella che è la ragione per la quale siamo stati a cavallo, e quindi per Emiliano perché, e per Bruna perché, quindi anche Bruna in un certo senso è cavaliere. E mamma è già scesa da cavallo tanto tempo fa, mamma Adebambo ha 90 anni nel romanzo, quindi ha avuto un maneggio di cavalli da salire e scendere nella sua vita di sacerdote. Ma il cavaliere è quello, e per questo erra anche, no? È errante per una ragione, perché ha bisogno continuamente di provare a se stesso ciò per cui è salito a cavallo. È interessante che hai detto che c'è anche una cavaliera, perché questo è un romanzo in cui questo personaggio, Emiliano, è larger than life, abbraccia continenti, è quasi, sembra che abbia vite plurime, ma al tempo stesso c'è una cavaliera, che è appunto questa Bruna, Lupo, che a suo modo lo doma costantemente, lo riporta a sé, per quanto la loro relazione si basi prevalentemente su questo contatto e questa lontananza. E forse per chi è qui stasera l'argomento è proprio più interessante, forse, quello della cavaliera italiana che viene a New York. Il romanzo di Tiziana, pensavo come sarà definito poi nel tempo, a che cosa verrà accomunato, e non sarà facile farlo perché rappresenta veramente una grande novità. Nel senso che esiste da tantissimo tempo una letteratura di italiani che sono venuti in America, che hanno scritto in italiano, che hanno scritto in inglese, ed è possibile ritrovare qualche traccia di questo approccio in Come della Rosa, quando pensiamo, non lo so, per esempio a Umbertina di Helen Barolini, che è una grande saga impostata intorno a delle donne, e questo è un romanzo di donne, di generazioni di donne, così come ho pensato per esempio a Kim Ragusa, al suo The Skin Between Us, A Memoir of Race, Beauty and Belonging, soprattutto perché si apre con il riferimento a due nonne, e queste due nonne sono delle figure fondanti per Bruna, per quanto diverse, per quanto in contrasto, ma legate dalla vita. La domanda sarebbe, vorrei fare una domanda su due piani. Questa italianità è dentro al testo, soprattutto perché questo testo è prevalentemente in italiano. Non è sicuramente una storia già vista, un'italiana che si addentra ad Harlem, che intreccia la sua vita con questi personaggi, e che però
rimane cosciente della sua italianità. Mi viene in mente il momento in cui Emiliano, per esempio, la incoraggia a diventare sacerdotessa e lei dice: ma questa non è la mia cultura. Quindi c'è comunque una coscienza dell'estraneità a certi mondi. Mi viene in mente il momento in cui Jean-Michel Basquiat fa il verso a Don Vito Genovese, e a quel punto Emiliano si diverte molto e ovviamente incarna il tipico italo-americano in maniera molto caricaturale, e lei risponde: io li guardavo un po' scucita, bellissimo questo termine, incerta se ridere con loro, perplessa nel vedere la mia gente insultata. E questo è un momento particolarissimo, perché un'italiana che si sente insultata quando si sbeffeggia un italo-americano è un momento di coscienza plurima, perché come sapete c'è un dibattito sempre molto aperto rispetto alla differenza tra l'essere italiani in America e l'essere italo-americani. E quindi ecco, ti volevo chiedere come tu definiresti allora questa italianità, che io vedo in te ancora una volta è un rizoma, non è una questione di scegliere tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo. Direi che è appunto un viaggio, soprattutto perché non è un romanzo in cui si parla del successo di questa italiana o del fallimento di questa italiana, no? Questo è il paradigma di solito di tanta letteratura dell'immigrazione. Niente affatto, c'è invece un percorso che poi è profondamente spirituale, profondamente umano e quindi universale. Allora ti volevo chiedere come tu hai seguito questo filone, cercando anche di non cadere magari, no, in concetti preesistenti e farlo tuo. L'altro è che appunto all'interno di questa biblioteca alla Borges, come dicevi, ci sono mille riferimenti, ma non tanti riferimenti alla letteratura italiana o appunto alla letteratura italo-americana, che ho trovato molto interessante, cioè questo darsi all'America, alla parola dell'America, e allontanarsi dalle biblioteche di casa, però rimanendo all'interno della lingua italiana, per quanto creolizzata con lo spagnolo. E allora è su due livelli. Intanto partiamo dall'ultima. C'è molta poesia italiana, ci sta anche poesia italiana, perché è quella che, di nuovo, io conosco forse meglio. Non che io non conosca la letteratura italiana, anzi proprio l'ho anche amata, però forse meno di quella americana, perché è successo. Io sono una grande amante della letteratura russa e della letteratura americana, e mi è successo così. E anche poi chiaramente dei classici, perché insegno Omero, e quindi lì poi il tempo passa, poi uno legge poi queste cose. Ho amato moltissimo la poesia italiana, sicuramente Montale, Ungaretti, Gozzano, e chiaramente Dante, quindi forse sì, hai ragione, ce n'è poca di letteratura italiana. Effettivamente, a parte chiaramente Pasolini, che ho amato tantissimo. Mentre invece devo ammettere che la letteratura italoamericana la conosco poco, e l'ho incontrata qui in questi ultimi anni, frequentando il collettivo Malia, per esempio questo libro di Kim Ragusa, perché ho conosciuto anche lei e chiaramente era interessantissimo. Poi per me anche interessante, perché naturalmente lei è afroamericana ed è anche italiana, quindi lì poi si apriva ancora un altro mondo, e per entrare poi invece, ecco, ritornando a quello che dicevi prima, quindi entrare poi anche in tanti cliché anche dell'Italo-America, dell'Italo-America razzista, per esempio, oppure quindi tante piccole cose che, una volta arrivata qui come italiana, io con le quali mi sono dovuta scontrare, perché io sono arrivata qui nel 1984. Ero incinta di mia figlia, e quindi voglio dire, ero piccola, insomma, però era un'Italia molto particolare quella che incontravo, però era un'Italia che incontravo qui, un'Italia che era arrivata qui. Eppure, appunto, come hai detto tu, è un viaggio, ancora continua, perché non c'è stata una vera, non sono arrivata qui
e non li ho cercati gli italiani, ma non ho cercato neanche, non ho cercato nessuno in particolare. Ho trovato questa America che avevo immaginato da Sala Consilina, se così si può dire. Ho cercato l'America della musica che avevo amato, quindi Jimi Hendrix, John Coltrane, Walt Whitman, e quindi ho trovato questa America che era assolutamente letteraria e musicale, e per trovarla sono andata agli indirizzi dove c'era questa America, perché John Coltrane chiaramente era Harlem, non poteva essere Bensonhurst, quindi sono andata lì. Però ho amato molto Emmanuel Carnevale, quindi stavo dicendo che ci sono dei passaggi che mi hanno ricordato la sua pena di essere qui, perché ho amato tantissimo questo scrittore. Per chi non lo conosce, uno scrittore bolognese che è venuto qui con suo fratello, una di queste storie meravigliose, all'inizio del XX secolo, su una nave, ragazzino, 9 anni, con il fratello di 14, poi tornato a 40 anni, a 42 anni a Bologna, da dove veniva, è morto poco dopo, ma un poeta meraviglioso, straordinario. E come fare a non amarlo? In inglese, esattamente. Una lingua che ha imparato, sì, in pochissimo tempo. Una lingua che ha imparato in pochissimo tempo, che ha cavalcato con grande maestria, e quindi ho amato lui. Però devo dire che da questo punto di vista l'America che ho conosciuto e che ho amato era proprio l'America. Era l'America del West, era l'America delle grandi distanze, era l'America era l'Iowa, era il Colorado, era il Nuovo Messico, soprattutto l'Arizona, questi posti meravigliosi che io avevo imparato ad amare tramite la letteratura americana, soprattutto tramite il cinema, no? E tramite la poesia, e quindi era quella. E ho sempre avuto un po' di problemi a capire. Poi il nostro Domenico Starnone, l'anno scorso, mentre si parlava di questo romanzo, mi ha detto: ma io posso chiamarti italiana d'America? E io, dopo 33 anni che vivo qua, ho detto: richiamami fra 10 minuti. E ho chiuso il telefono, ho chiamato lui e gli ho detto: ma possiamo farci chiamare italiani d'America? Lui ha detto: non lo so, fammici pensare. Però in realtà poi ce la siamo... perché è veramente questo, per spiegare come, nonostante i 33 anni in America, c'è una parte di me che si ritiene fondamentalmente italiana e che non voleva cedere questa parola, non volevo che nella mia persona ci fosse la parola America, ma non aveva alcun senso. Però lui aveva proposto italiana d'America e non italo-americana, per dire una nuova cosa, cioè per dire: voi che siete venuti qui e appartenete all'America e siete la nuova generazione di persone che scrivono dall'America, ma in italiano ancora, sebbene io scriva anche in inglese, però capisci, quindi, che avete una nuova identità, fate parte di un nuovo filone. Ce ne sono tante ormai, c'è Chiara, che voglio dire, la nostra Chiara Marchelli, che... e quanti altri scrittori che sono venuti qui giovani e che scrivono in italiano, ma scrivono dell'America, perché io non potrei scrivere dell'Italia, non saprei cosa scrivere. E che è l'altra faccia di chi va in Italia adesso e scrive in italiano. Che saresti tu? E che è Giumpa, ma ovviamente Amara Lacus e tantissimi altri scrittori, Giova Scego, sì, e tanti altri volti che avete visto peraltro qui a Casa Italiana, per cui si crea, è qui che inizialmente dicevo, questa sorta di canone minoritario, no? Che però è, alla fine è il più interessante, perché dimostra questa continua esplosione dei confini nazionali italiani e di come fondamentalmente poi l'Italia è comprensibile attraverso i viaggi, sì, no? Attraverso gli spostamenti, attraverso le dislocazioni, e questo tuo romanzo ce lo ricorda perfettamente, perché pur cercando le radici e rimanendo legata a certe radici, è chiaro che è il viaggio, è lo spostamento, la scoperta. Io vorrei aggiungere un'altra scrittrice, però, che percepisco in filigrana, e lei è Fabrizia Ramondino.
è una scrittrice che ho conosciuto grazie a Tiziana, perché a un certo punto mi ha detto: tu devi leggere Fabrizia Ramondino. Ho detto ok, quindi vado in libreria e ho comprato Altenopis e anche altri suoi libri. Adesso infatti sto traducendo un suo racconto in inglese per un'antologia, che insomma è un altro progetto mio, ma comunque sono rimasta molto molto colpita dalla sua scrittura. E anche leggendo Altenopis mentre mi preparavo per la presentazione a giugno di Tiziana, ho notato, no, subito una similitudine, un legame tra di voi, no? E poi leggendo l'introduzione splendida di Silvio Perrella a questo libro, mi ha colpito anche un po' un legame ulteriore, cioè proprio la struttura del libro di Ramondino e anche la tua struttura, che è un po' divisa con cioè rievoca un po' la natura, hai come si dice, il solstizio, gli equinozi, si dice l'equinozi così. Quindi questo è proprio lo svolgimento del romanzo, c'è questa struttura ampia, ed è un po' la struttura anche di, non è la stessa cosa, ma anche lei ha questa struttura molto interessante. Io volevo semplicemente citare un po' questa introduzione, perché secondo me descrive un po' anche il tuo approccio. Lui scrive di Altenopis: narrazioni e non romanzo, e basta guardare l'indice, anche l'indice del tuo romanzo è lo stesso, per averne la prima prova esterna. Il libro è infatti diviso in tre parti, come questo, e ognuno delle tre parti è a sua volta divisa in capitoli che già dal titolo La nonna, La piazza, La casarella fanno intendere che si prenderà in esame di volta in volta una singola figura in un singolo luogo. Le narrazioni si accostano alle narrazioni senza seguire un unico filo. Ecco il filo della rizoma, no? Prevale piuttosto la logica del patchwork, usa proprio la parola in inglese, patchwork. Tessuto viene accostato a tessuto. Non è un caso che una delle prime cose che coglie la bambina una volta accolta dalla nonna nel villaggio alto sul mare è il fascino dei cassetti pieni di rocchetti, di fili sparsi, di passamani, lane colorate, filo d'oro, brandelli di merletto, che per lei si traducono subito in tracce delle storie della famiglia e delle leggende che la nonna mi raccontava. Ecco, questo è molto un brano molto rivelatore, si può dire, che riguarda il tuo libro, e mi colpisce anche perché la Ramondino, un po' come la protagonista di questo romanzo, purtroppo è una persona piombata dall'alcol, una persona anche che non si sente mai di casa da nessuna parte, e tu l'hai conosciuta. Quindi ti chiedo quant'è per te, quanto è stata, quanto forse lo è ancora, una guida letteraria, una maestra per te. Qual è il tuo rapporto con questa scrittrice del sud, di Napoli, con cui per me hai un rapporto molto stretto, molto profondo? Io ho conosciuto Fabrizia Ramondino, avevamo la stessa editor, che non è più fra noi neanche lei. Fabrizia anche è morta purtroppo qualche anno fa,
e la nostra editor invece ci ha lasciato molti più anni fa, si chiamava Laura Gonzales, era una donna straordinaria ed era l'editor di entrambi, una donna severissima che è stata una maestra per me sicuramente, non so per Fabrizia, perché Fabrizia era naturalmente una grandissima scrittrice, però non so quanto, però mi immagino che anche loro avranno avuto un rapporto molto forte, come capita in genere fra gli editori e gli scrittori, cioè un rapporto quasi psicoanalitico. E Fabrizia era la vedevo spesso quindi a casa di Laura Gonzales, io ero affascinatissima da lei perché amavo i suoi libri, avevo conosciuto i suoi libri tramite il mio professore di filosofia al liceo che era un suo caro amico, quindi c'era tutto questa cosa insomma molto affascinante di questa scrittrice che io amavo e che poi improvvisamente mi ritrovo a casa di Laura. Ed era una donna molto sofferente per via dell'alcol, ma era anche una donna estremamente generosa, e questo lo ricordo, e dal punto di vista dei temi, i temi sono molto simili in un certo senso, non rispetto a quelli dell'italianità, cioè perché c'è appunto questo femminile molto forte. E lei è andata in Germania, è partita, è appunto un po' una apolide, infatti sua figlia vive là, e quindi c'è un po' questa cosa, ma soprattutto l'amore fortissimo per la terra, per lei era Napoli, naturalmente proprio la città di Napoli, un po' anche come Anna Maria Ortese che è stata un'altra delle mie grandi maestre. E poi invece, però nonostante questo fortissimo amore per la città, poi questo senso di straniamento per cui poi questa forte propulsione alla fuga in un certo senso, che poi è una fuga da se stessi, perché non è che uno lascia veramente il posto dove va. Nel caso suo Napoli è una città sicuramente più grande e generosa di quella come potrebbe essere Sala Consilina, che veramente è piccoletto. Però... comunque in ogni caso questa fuga da se stessi che si esprime attraverso la fuga da uno spazio che è quello della propria città, sì. E quindi sì, anche la scrittura da questo punto di vista sicuramente in qualche modo mi ha influenzato moltissimo, se non altro perché mi piace tantissimo come scrive quando e anche la struttura sì, narrativa in un certo senso sì, sì. E i temi, no? la nonna, il questi blocchi, sì, e poi le nonne. Quello che la nonna, mi ricordo che numero è 90, che breve, sì. Questo è anche la pietra, rappresenta un po'. Nonna Angiolina mi aspettava sulla soglia, il sole le stringeva gli occhi e alzò una mano a coprire la fronte. Quando mi vide, fece un passo avanti, impaziente. Il nostro amore, così forte, era da sempre silenzioso, senza parole che potessero isolare Nanni, ma quel giorno si potevano rompere gli argini. Nanni sarebbe venuta dopo una settimana con il treno, finito l'esame di terza media. Nonna Giordana aveva organizzato le cose in modo che io non infastidissi mia sorella mentre studiava e quella mattina mi aveva fatto accompagnare a casa della consuocera da un amico. Era mezzogiorno, il mare alla mia sinistra e il paese di Auriano alla destra e, oltre la pineta, la frazione di Rosa Marina, distesa sulle terrazze di ulivi che digradavano verso il mare. In auto avevo fatto il conto. Per le prossime 168 ore la nonna era mia. Nonna Angiolina, la minuta corporatura nell'abito nero del lutto che non si sarebbe tolta più, le mani nodose e ruvide, le gambe magre e bianche, che d'estate liberava dalle calze nere per rinfrescarle nel ruscello dietro il fienile, e gli occhi rotondi come quelli delle rondini, ma senza nello sguardo la loro inquietante fissità. Una tenera compassione, invece, che spingeva verso di lei con fiducia, gli occhi identici a quelli di mia madre. Correvo finché ero fra le sue braccia forti e mi inebriavo dei suoi baci e del dialetto stretto in cui mi ripeteva l'amore, mi consolava il dolore e riempiva il vuoto in cui ci aveva affondate entrambe la morte di sua figlia. Sì.
Ci sono domande dal pubblico? Domande. Ho una domanda per la consigna. Che poi non è così piccolo. Io poi mi piace dire piccola perché c'ha questo nome femminile che mi dà un senso materno in qualche modo. E come tu sai conosco benissimo. Ho visto Tiziana anche camminare in questa fantastica casa di famiglia. Ed è una terra quella di grande migrazione storica. E quindi mi chiedo se qualcuno della tua terra ha letto il tuo libro, come l'ha vista e come vede questa Tiziana che è attaccatissima alle proprie radici, che però radici che ha portato a New York. Se qualcuno ti ha detto qualcosa, anche della famiglia, sì, sono no, curiosissima. Sì, della famiglia. Ci sono stati grandi festeggiamenti nel Vallo di Diano, perché, ma solo perché il libro è dedicato a San Michele, per cui, allora questa cosa ha fatto sì che ci fossero grandi festeggiamenti. Da quando è uscito il romanzo ci sono state varie presentazioni, sono stata molto omaggiata in vari modi, la televisione, articoli, varie presentazioni, come ho detto, perché è sembrata una cosa bellissima che io parlassi così con grande amore, insomma, di questo paese che leggendariamente sarebbe stato visitato dall'Arcangelo Michele nel 1213, c'è un santuario, questa cosa, che è una storia che io ho amato tantissimo quando crescevo, è un posto molto bello, che tu sai dove è il santuario, e quindi sì, sono stata molto amata. Poi se è piaciuto il libro o no, non me l'hanno detto necessariamente, però certo, nelle presentazioni è piaciuto, chiaro, chi l'ha presentato, ma il paese è andato in visibilio per via di San Michele Arcangelo. No? Noi abbiamo più di 1200 Michele, tra Michele e Michele abbiamo 1200, forse anche 1500 persone che si chiamano Michele, 13.000. Quindi è una cosa proprio... Io stessa mi dispiaccio di non aver... Infatti avrei dovuto chiamarti Michela, cioè non ci ho pensato lì per lì, però insomma l'ho chiamata Daphne. Ma... No, giuro, a Roma eravamo in una libreria così piccola, la metà, una squadra con le bandierie, proprio sala consulenza, quindi molto appoggiata. C'è qualche altra domanda? Prego. Il titolo del libro viene svelato, viene spiegato, è parte di una preghiera, insomma, così. Quindi, come della che è un titolo che mi è stato. Alcune persone mi hanno detto: se lo pubblichi così non se lo compra nessuno. Poi in realtà l'editore, che è un uomo molto invece irragionevole per essere un editore, però anche per questo molto simpatico, ha detto: no, a me piace questo titolo, anzi, se ti devo dire la verità, quando mi è arrivato ho pensato: ma che significherà? Ed è per questo che ho cominciato a leggerlo, poi me ne sono innamorata e te lo pubblico. Dice: non lo voglio cambiare. Mi hanno anche detto: nessun uomo si leggerà un libro dove c'è una rosa in mezzo. Insomma, di tutto, sì. In realtà il precedente di Eco, perché è un'assonanza ovviamente del romanzo, sì, forse italiano più famoso del XX secolo. Infatti poi mi hanno detto: ma poi dopo pensano che il nome della rosa, insomma, mi hanno detto di tutto, però in realtà ho seguito il mio istinto e è come per dire: come della rosa il gambo, come della rosa un'altra cosa, cioè uno stelo, così, quindi è l'inizio di un verso. E in realtà è il fondamento di tutto il libro. Non abbiamo parlato della rosa, ma la rosa è la metafora principale di tutto il romanzo, appunto per la questione dei petali, ma anche della sofferenza, ed è la metafora quindi di questa iniziazione, di questo percorso di questi due personaggi che in realtà hanno una vita molto difficile e in questi 4 anni devono superare prove terribili per poter diventare se stessi alla fine, insomma, e arrivare a fare quello che si sono preposti all'inizio, proprio del romanzo, quindi questa rosa che li segue, che fa. Se non ci sono altre domande, concluderei qui dicendo che, in riferimento alla tua risposta precedente,
E parlando di Umberto Eco, si è saputo in questi giorni che il Consiglio Comunale di Alessandria ha rifiutato la proposta di intitolare il liceo locale ad Umberto Eco, che è nato e cresciuto e è andato a scuola lì. Mi sembra che a te a Sala Consilina andrà un po' meglio. La proposta di intitolare il liceo di Umberto Eco ad Alessandria è stata bloccata dalla Lega Nord, che si sappia chi sono i geni responsabili di aver respinto una proposta che mi sembra molto ragionevole. Tiziana, ti andrà meglio senz'altro a Sala Consilina. E volevo ricordare invece a tutti che il 6 ottobre, la settimana prossima, avremo la presentazione in italiano di un altro libro, di un'altra scrittrice italiana che vive qui a New York, che è Chiara Marchelli, che è là, che è con noi. Tra l'altro mi sono ricordato che poi alla presentazione del libro di Tiziana c'ero solo io, mentre alla presentazione del libro di Chiara, nella stessa libreria di Firenze, c'eravamo io e Giorgio Mastrate. Comunque la settimana prossima qui è la Casa Italiana e ancora avremo la fortuna di avere Giunta Lairi qui con noi per presentare il nuovo romanzo di... Ti do un lettino, ci manca una doccia, dobbiamo farla. La baronessa non ci aveva pensato, ma invece è da mettere, perché anch'io parecchio ci sto. Il libro di Chiara Marchelli, Le notti blu, per cui ricordatevi questo appuntamento. E siccome Teresa l'ha nominata, anch'io la ricordo volentieri, invece il 30 ottobre presenteremo l'ultimo libro di Hijaba Shego, scrittrice di origine somala che vive a Roma da tanto tempo. Lei l'ha scritto originariamente in italiano, il libro è stato tradotto in inglese, la presentazione sarà quindi in inglese. Vi ricordo 30 ottobre alle ore 19, alle 7, sempre qui alla Casa Italiana. Io vi ringrazio per una presentazione, è una serata bellissima dove abbiamo non soltanto sviscerato i temi del romanzo di Tiziana, ma abbiamo colto tante delle sue provocazioni, le abbiamo sviluppate, le abbiamo portate avanti. Grazie ancora a tutte voi e a tutti voi per essere stati qui con noi. Grazie.